Spero che sia piaciuto in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua insieme a mia madre. Ciao! Allora, ritrovati. Allora, siamo su un altro tutorial e utilizzeremo sempre un barattolo, quindi sempre su un porta oggetti, comunque porta candele come volete voi. Comunque, oggi siamo in compagnia di mia madre perché quello che faremo, diciamo, è abbastanza complicato, io da sola non lo posso fare, quindi serve forse una persona che mi aiuta, che mia mamma è il mio soccorso. E vi lascio al video. Ciao, a dopo. Ok ragazzi, allora il materiale che ci serve è, oddio, un pennello, un piatto, ovviamente il barattolo, la forbice, dei bastoncini che abbiamo anche di là proprio alla fine, insomma, dei bastoncini di sambuco che mamma ha preso fuori intorno, poi un nitolo di lana, questo è un nastrino molto molto carino, il colore acrilico, allora, bianco, prima cosa, schiacciato. Iniziamo a colorare i bastoncini così si hanno il tempo per potersi asciugare. Quindi mettiamo un po' di colore qui. Okay. Faccio io? Allora, in modo un po' approssimativo così. Vai Aura, così guarda. Ho sporcato un pochino. Non fa niente, bisogna pasticciare, vai. Amo pasticciare, felicità. Ok. Mi deve essere un così, po' così sì, alla non rinfusa. Proprio sì, alla rinfusa. Un po' a caso. Sì, diciamo. Sì, ok, uno. Quindi è facilissimo, no? Sì, potete farlo semplicemente. Ok. E poi allora dipingiamo tutti quanti, anche gli tutti altri, così, perché ne abbiamo tantissimi. Allo stesso modo. E poi ci rivediamo. Quindi, ecco. Ok, ci rivediamo dopo. Ecco qua ragazzi, i nostri bastoncini già tutti colorati, belli asciutti, che per il momento non ci serviranno perché andremo a decorare il barattolo. Allora, quindi, per prima cosa dobbiamo prendere questo gomitolo di lana e metterlo intorno come all'altro video, no? Al barattolo. Sì, così. Poi, allora, iniziamo con, lo mettiamo in questo modo, facciamo e lo leghiamo. Un nodino molto delicato e poi, sempre come all'altro video, dovete creare una treccia sempre con il gomitolo di lana e poi lo attaccate come nell'altro video. Ovviamente vi lascio il link del video in descrizione in modo che chi non l'ha visto può vedere anche i passaggi un po' più, come si dice, che si vedono tutti quanti, diciamo, perché qui insomma stiamo soltanto spiegando e fare un po' in quest'altro video in modo che comunque sono simili, diciamo, perché i procedimenti sì, perché sono è sempre simili. Lo stesso. Ok. Quindi tu mi reggi qua per favore. Se non l'avete visto vi consiglio di andarla a vedere. Quindi abbiamo creato questa treccia che ci servirà come manico per sostenere il nostro barattolo. Andiamo a stringere tutti i nastrini, metti il dito qui. Bellissime mani bianche. E qui andiamo a stringere. Di qua andiamo a stringere lo stesso. Allora, nel frattempo tu puoi tagliare tutti. Sì. Quindi si regge bene e poi andiamo a tagliare i fili, insomma, che escono fuori. Ecco. Ovviamente ragazzi non ho fatto vedere la colla a caldo perché
perché è già attaccata, diciamo, alla presa, e quindi non l'ho fatta vedere, però comunque ovviamente credo che sia sottinteso che serve la colla accanto, no? E ecco qua. Ok, quindi il prossimo passaggio è prendere il nastrino e avvolgerlo intorno al collo del nostro barattolo, ovviamente attaccandolo con la colla accanto, in questo modo, così. Ok, così, come potete vedere, il nostro barattolo. Ok, perfetto. Quindi questo passaggio finisce qui. Ora mettiamo da parte il nostro barattolo e iniziamo con quest'altro step, che è molto più, diciamo, impegnativo, però ecco perché, anche più divertente, devo dire. Ecco perché servono due persone, appunto. Sì. Perché cosa dovremmo fare? Con il gomitolo di lana, questo, andiamo, dovremmo a tagliare due lunghi fili. Abbastanza lunghi, poi in base anche alla grandezza del barattolo, ovviamente della stessa misura, se no sì, ne bisogna tagliarne 4, in questo modo. Ok, quindi abbiamo tagliato 4 che dividiamo, quindi 2 e 2, e poi ne facciamo un nodino all'estremità, lasciandoci un po' di, ok, di nastrino, così. E il prossimo passaggio è, Aurora, mettiti di là, dobbiamo prendere i bastoncini e metterli in questo, in questo modo. Cioè dobbiamo, quindi, mettere il filo attorno al bastoncino e facciamo un nodo così, l'altro lo mettiamo di qua. Modo. E dopo averli legati in questo modo, continuate con un altro bastoncino. Quindi prendete un altro bastoncino, lo passate sempre dentro i due, annodiamo, filetti, annodate. Cercate di andare in direzione, avanti, insomma, sempre diretta, precisa, diciamo. Va. Ecco perché per questo motivo servono due persone, no? Una regge, si potrebbe fare in uno, cioè in uno, però è molto più difficile, e quindi insomma, e quindi dovete andare a continuare così abbastanza velocemente, in questo modo. Non serve nemmeno che papà velocizza, perché siamo diventate esperte, Aura. Abbiamo finito, come potete vedere. Ok ragazzi, è finito, abbiamo fatto tipo una catena di tutti questi bastoncini. Questo bastoncino, come avete potuto vedere, tutto il procedimento che abbiamo fatto. E infatti è veramente preciso, l'abbiamo provato, proprio preciso, preciso, non potevamo desiderare di meglio. Anzi, alcuni sono anche avanzati. Meglio così, perché all'inizio, cioè, ce ne mancavano un po', ce ne mancavano un po' e avevamo paura che non ci bastavano, e per fortuna li sono passati. Ok, quindi il procedimento poi qual è? Allora, il prossimo step è quello di avvolgere tutto attorno al nostro barattolo, dentro, e unirlo con l'estremità del nostro nodo. Vedi, vedete, non lo so, non lo so. Non è perfetto. Non possiamo stringere. Perfetto. Togli uno, togli questo profilo. Deve essere proprio, si deve avvolgere perfettamente intorno al barattolo, perché poi non posso prendere il barattolo e mi rimane il barattolo in mano e questo rimane. Vedi, devo togliere questo. Sempre meglio comunque che si tolgono piuttosto che, oh no. Forse per questo, proprio metterlo stretto stretto, va bene? Okay. La prima volta che faccio
facciamo un lavoretto del genere. E poi, essendo dei bastoncini perfettamente identici, ok, penso che così. Ok ragazzi, ecco qui, questa è la fine, il nostro porta candele. Ah, ma quello era questo che c'avevo un braccio io? Ma questa è Mira, giusto, mi spiace, mi ho tradito, sì, con sì. Un porta candele. Credo che carinissimo, proprio simpaticissimo. Ti piace, bello, mi l'ho molto, molto no, sciacchi. Non gli interessa, non gli interessa. No, non gli interessa. Vabbè. Comunque ragazzi, spero vi sia piaciuta questa creazione. Mi sono stata abbastanza di aiuto? Sì, thank you very much. Anche perché è stato un lavoretto molto molto complicato e difficile, ve la siete sulla distanza. Ci vuole tanta pazienza. Ciao, vera. Tanta pazienza, vieni qua, piccola, piccola. Oh. E ragazzi, oggi esce il video, è 31 gennaio. No. Quindi è il compleanno di mamma! È il compleanno di mamma! Allora, io glielo auguro perché sennò porta sfiga, perché oggi è 30. Mm-hmm. E quindi, visto che oggi è 31 quando metto il video, tutti sotto nei commenti! Fatemi gli auguri giù nei commenti! Tanti auguri! Quanti anni faccio, mamma? 20! Faccio 20 anni comunque. Sei troppo vecchia, mammi. Cioè, 20 anni. A 20 anni. Cioè. A 20 anni si è vecchi. Capito, per tirare. Però. Vabbè, dai, su. Mi sto facendo vecchia. Io so che si dice che comunque più passano gli anni più diventi bella. Chi te l'ha detto? Lo sento di in giro prima. Ma è un detto? È un detto. È un detto che. Quindi. Che più si va avanti con l'età, più si matura e più si diventa belli. Esatto. Ma non è mica vero, diventi vecchio. No! Eh sì. E non lo vedi vecchio, mi sono belli, mi sono belli. Sì. Devo dire sì, che sono molto. C'hanno molto più entusiasmo di giovani vecchi, è la verità. Quindi, è vero. Vedi? Vedi vecchi! Vabbè, io e anziani. Ciao, ragazzi, tanti auguri. Spero che vi sia piaciuto questa bellissima creazione, molto fashion. E spero che la rifarete a casa vostra, anche se è abbastanza complicato, però comunque molto molto bello. Cioè, mi aspettavo, visto che mamma gli vengono delle idee cose a caso, mentre magari dorme o si sveglia e dice oggi vorremmo fare, so. Va bene. Porta candele. E poi alla fine pure se sono cose che vi viene in mente. Che vi viene in mente magari un secondo prima di quando. Un secondo prima di quando lo fa, poi esce pure bene, questo è fatto. Sì, anche perché noi facciamo tutto così, cioè viene l'idea e sviluppiamo. Ma ci stiamo dicendo una cosa, però non sapevo in realtà cosa volesse dire mamma. Cioè cosa? Non ho capito cosa. Vedi? Cioè, nel senso, io dicevo una cosa. E quindi? Vabbè, e quindi ragazzi, io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Ciao a tutti. Se vi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti. Bye.